E siamo alla seconda parte del nostro programma, al focus, l'approfondimento, dicevamo nei titoli oggi il tumore, il cancro alla prostata, che è tra i tumori maschili più diffusi, che dicevamo con 35.000 nuovi casi ogni anno. Allora, professor Iacono, le cause di un tumore, sappiamo, restano sempre molto sconosciute, insomma, però noi sui fattori di rischio possiamo discutere. Quali sono i principali? Ma per il cancro della prostata, che come lei diceva giustamente è uno dei tumori maschili più diffusi, basti considerare che un uomo su tre ne può essere colpito, non è che esistano dei fattori di rischio a cui si può fare attenzione e quindi cercare di evitarli ed evitare il cancro. Esiste una familiarità molto spesso, per cui se in famiglia il padre o il nonno ha subito questo tipo di carcinoma, è sempre bene controllarsi periodicamente dopo i 47-48 anni, anzi se c'è familiarità dopo i 45 anni. Il controllo è semplice, perché basta eseguire una visita prostatica una volta all'anno e il dosaggio dell'antigene prostatico specifico che è il PSA. Questo poi lo approfondiamo PSA, tra poco. Lo approfondiamo. Tra poco. È interessante la genetica, professore, la genetica conta sempre. La genetica. Sul 30% conta, diciamo, in genere. 30%. Sì, direi di sì. E poi l'età, ovviamente, lei l'ha detto, dopo i 40. L'età è un fattore, l'età è un fattore di rischio, un po' per tutto, inevitabile. Ma è meglio averli questi fattori di rischio legati all'età, che vuol dire campare molto a lungo. E poi i sintomi, professor Iacono, i sintomi, questo tumore in genere ha gli stessi sintomi che accompagnano l'ipertrofia prostatica benigna, molto frequente, come diceva lei, dopo i 50 anni. L'ipertrofia prostatica spesso è prevalente, insomma, ecco, sul cancro alla prostata, per fortuna non è sempre così. Insomma, l'IPB è sempre prevalente, ma i sintomi sono gli stessi. Quali sono, professore? Allora, diciamo che l'adenoma, l'ipertrofia prostatica benigna, e sottolineiamo questo termine benigno, è frequente nell'80% degli uomini dopo i 50 anni. I sintomi del carcinoma non ci sono, perché il carcinoma dà segni di sé solo quando è in una fase estremamente avanzata. Per cui molto spesso il paziente si reca dall'urologo grazie proprio ai sintomi legati invece all'ipertrofia prostatica benigna. Questo perché? Perché l'adenoma prostatico si sviluppa nella parte centrale dell'organo, per cui tende a crescere in modo centripeto verso l'uretra e dà dei disturbi urinari menzionali, cioè quel getto urinario comincia a indebolirsi, una frequenza maggiore nell'atto menzionale, la nicturia, cioè alzarsi spesso la notte, cioè questo ventaglio sintomatologico di tipo irritativo, di tipo ostruttivo, fanno correre il paziente dall'urologo perché questi sintomi preoccupano. Durante la visita prostatica può emergere in taluni casi un carcinoma prostatico che invece era silente, ma grazie ai sintomi dell'adenoma si va a fare il controllo. Eccoli qua, li vediamo elencati, i sintomi che lei ha descritto, la stenosi uretrale, ma anche dolori, dolore sovrapubio, c'è un ventaglio di sintomi, però sottolineo, legati fondamentalmente all'ipertrofia prostatica benigna, che sono o infiammatori, cosiddetti irritativi, cioè una frequenza menzionale maggiore, un dover correre per andare a urinare, avere il timore di non raggiungere in tempo il bagno, un peso sovrapubico con una tensione inguinale e perineale, oppure un flusso urinario molto indebolito, addirittura si arriva a goccia. Questi sono sintomi legati all'adenoma, grazie ai quali spesso l'uomo si va a controllare dall'urologo, altrimenti probabilmente molti uomini, insomma, non andrebbero in modo periodico così come fanno le donne dall'urologo. Quindi quello che dobbiamo noi sottolineare e sollecitare i maschi ultra cinquantenni è di fare una visita specialistica almeno una volta all'anno. E dicevamo, lei l'accennava prima, la diagnosi che accerta un'eventuale neoplasia, che può essere effettuata, come lei accennava, però lo può spiegare adesso, con il metodo classico, cioè prima un'intervista, l'anamnesi, poi l'esplorazione rettale, che può essere anche digitale, ma anche l'esame del PSA. Ecco qui, descriva lei stesso, professore.
Bella questa immagine, esattamente. Noi con l'esplorazione rettale, tanto poco gradita ovviamente dai maschietti, riusciamo a apprezzare la superficie posteriore periferica della ghiandola prostatica che poggia sul retto. Per cui con l'esplorazione digitorettale noi ne palpiamo le caratteristiche. Se la prostata è liscia, regolare, morbida, non ci sono nodosità o noduli identificabili, quasi sempre si tratta di una situazione benigna. Ecco, mentre vediamo però un sistema digitale, vero? Con uno strumento che forse lei, anche lei userà. Che questa è una cistoscopia. Sì, questa è un'altra metodica diagnostica. Noi, grazie alle, attraverso l'uretra si esegue. Ora non vedo bene, ma mi sembra. Sì, questo è un apparecchio che si chiama Rezum che serve a trattare l'adenoma prostatico. È una metodica molto innovativa che noi eseguiamo, ma è dedicata esclusivamente all'ingrossamento benigno della ghiandola prostatica. Cioè emette un vapore molto caldo che fa, diciamo, ritrarre l'ingrossamento prostatico. Però è un altro capitolo questo. Tornando al carcinoma, una volta che si ha un sospetto diagnostico, vuoi anche al dosaggio del PSA, che non è molto specifico, però è molto sensibile, per cui comunque ci aiuta a interpretare il dato clinico. Laddove c'è un sospetto, si procede oggi con una risonanza magnetica a 3 Tesla, che è il gold standard della metodica diagnostica strumentale, che ci fa identificare delle aree sospette all'interno della prostata. Una volta identificate le quali, grazie alla risonanza, si possono eseguire delle biopsie mirate, proprio come una battaglia navale, esattamente nei punti precisi indicati dalla risonanza. Quindi la biopsia è il momento finale. È il momento esatto. La biopsia prostatica è il momento di accertamento finale che ci consente di dare un nome e cognome al tipo di carcinoma. Il prelievo come viene fatto? Attraverso l'uretra, attraverso una esplorazione uretrale? No, il prelievo viene fatto con due metodiche, o con, grazie all'ecografia transrettale, si esegue un prelievo per via transrettale, ma è quasi indolore perché è una zona insensibile, per cui il fastidio è dovuto solo alla sonda, o nella metodica più recente, quella cosiddetta fusion, dove si mette in comunicazione la risonanza magnetica eseguita con lo strumento ecografico, si esegue per via transperineale, andando a mirare direttamente i punti sospetti indicati dalla risonanza magnetica. Questa metodica è un poco più raffinata e quindi precisa. Quindi la tecnologia è andata molto avanti. Abbiamo insomma diagnosi in questo caso mirate proprio, cioè verticali insomma. Assolutamente. Ecco, accertato allora, professor Iacono, accertato il cancro alla prostata attraverso tutte queste diagnosi, anche quelle più raffinate come diceva lei, si decide poi sulle azioni di contrasto insomma alla malattia e se possibile si può optare per le terapie, no? Quali sono quelle, per esempio, di ultima generazione, terapie prima di eventualmente della chirurgia? Allora, prima di tutto va stadiato, perché esistono vari tipi di cancro della prostata. Il cancro, chiamiamolo di basso grado per non complicare l'argomento, può anche essere suscettibile della sola sorveglianza attiva, perché è un carcinoma molto indolente. Quindi quelli di grado molto basso, definito chiamato Gleason, cioè il Gleason 6 o un Gleason 7-, chiamiamolo così, possono anche essere semplicemente sorvegliati perché si è visto che hanno una tendenza a crescere, a diffondersi estremamente bassa e il presidio terapeutico talvolta potrebbe fare più danni del carcinoma stesso. Diverso invece il discorso per i gradi elevati. Si parla di una malattia proprio completamente diversa perché è un po' più aggressiva. In questo caso, quando il punteggio Gleason è maggiore di 7 e il soggetto, il paziente è giovane, cioè al di sotto dei 73-74 anni, si tende a consigliare, laddove non esistono metastasi, cioè diffusione ai linfonodi, una chirurgia radicale. La chirurgia radicale, che oggi può essere eseguita facilmente in laparoscopia, con o senza il robot, questo è un dettaglio, comunque può essere eseguita con un ricovero di massimo 3 giorni. Professore, della chirurgia parliamo tra poco. Qui vediamo
Brachiterapia, ci Perfetto. spieghi che cos'è? La brachiterapia è una metodica dedicata maggiormente ai gradi bassi e nel soggetto giovane che non vuole subire gli effetti collaterali possibili della chirurgia, allora vengono inseriti a livello prostatico dei semini radioattivi. Questi semini radioattivi rimangono per sempre in sede, emettono delle radiazioni che uccidono le cellule cancerose. Anche non per si le, tratta più di asportare la sì, prostata. sì, anche per le donne, professore, anche per le donne che abbiano delle patologie. Le donne con prostata non le ho mai No, no, non per la prostata, per altre no, malattie, certamente, per altre malattie, certo, la brachiterapia anche femminile. Sì, anche nel fene, tumori del fegato, oh, certo, sì. Per cui in tante situazioni. Professore, la ringraziamo per quell'individuo abbastanza giovane, sotto i 73-74 anni, perché ci consola molto. Oh, e infine... Esatto, ma oggi la richiesta... Mi dica, l'anzianità è oggi una soglia che non si capisce, oscilla. Ne parlavamo prima, è una soglia che oscilla sempre più sì, in avanti. Sì, è vero, tra l'altro l'uomo oggi di 75enne, ben portati, perché poi ci sono 75enni e 75enni, pretende un'attività sessuale sana. Sì, e sì, spesso l'intervento di prostatectomia può causare dei danni irreversibili a livello sessuale, per cui bisogna sempre consigliare con molto equilibrio e dare una terapia su misura, in base al tipo di paziente, come un abito su misura. La cosiddetta tailor therapy, cioè terapia su misura, in base anche alle esigenze del paziente. Sì, e a proposito del mantenimento, come dire, della potenza, delle caratteristiche sessuali, la sua efficienza dell'uomo, del maschio, concludiamo con la chirurgia, perché c'è anche una chirurgia che, pur essendo diretta ad un organo che presiede poi anche ai rapporti sessuali, all'eiaculazione, all'erettilità, eccetera, eccetera, può essere, può rispettare, è vero, quei filamenti nervosi che mantengono, nonostante l'intervento di prostatectomia radicale, mantengono la sensibilità. Ecco, ci sono tecniche diverse, professore, per la chirurgia della prostata? Sì, dipende anche qui dal grado e dalla diffusione del carcinoma, perché la tecnica cosiddetta nerve sparing, cioè di salvaguardia dei nervi dell'erezione, che passano tangenziali, proprio sfiorano la prostata in parte, ma in grande parte entrano nella prostata, è una tecnica più teorica che pratica. Cioè nella maggioranza, in una grossa quota di casi, purtroppo anche con tutto l'impegno dell'ottimo chirurgo che sta operando e degli ausili che possa avere, anche il robot eccetera, spesso per effettuare un intervento veramente radicale, purtroppo questi nervi vengono danneggiati, per cui il paziente successivamente può avere problemi di erezione che poi sono recuperabili con altri presidi, con altri rimedi ovviamente, però non sono... diciamo effetti collaterali. Questo è un altro capitolo che affronteremo, professore. Va bene. Quindi in effetti non sempre è possibile, come dire, mantenere questa rete nervosa che preside non sempre, poi alla no, non sempre. Sì. Qui vediamo non un sempre intervento che se ne dica. Vediamo un intervento attraverso l'addome, professore. Sì, questo è l'intervento. Un tempo si effettuava un'incisione ombelico pubica per accedere alla prostata, oggi si riesce a evitare l'incisione, l'intervento è uguale, ma viene eseguito per via cosiddetta laparoscopica, cioè si inseriscono solamente degli strumenti tramite delle piccole porte di accesso, delle piccole incisioni attraverso i quali il chirurgo esegue all'interno lo stesso intervento che si eseguiva anni fa a con il cielo taglio, aperto, cosiddetto. Con il taglio, e il paziente evita un taglio e quindi la guarigione è più veloce e nel giro di massimo 3 giorni riesce ad andare a casa. Questi sono strumenti laparoscopici, questo è un robot operatorio che aiuta ulteriormente il chirurgo. Il chirurgo meno pratico dal punto di vista laparoscopico è aiutato enormemente da questo strumento che rende l'intervento più agevole e anche più preciso. Questo è il robot Da Vinci, se non sbaglio. Questo è il primo robot che è stato costruito anni fa, che si chiama Da Vinci, ora sono usciti modelli successivi sempre più semplificati e meno cari, perché è un robot estremamente costoso. Ecco, professore, ma poi i chirurghi imparano,
si aggiornano con questo tipo di chirurgia? Perché non è semplice. No, è una chirurgia che prevede una curva cosiddetta di apprendimento abbastanza lunga, però meno lunga della laparoscopia senza robot. Cioè il robot aiuta molto il chirurgo. Detto ciò, oggi l'urologia è diventata una materia estremamente vasta, per cui ogni urologo poi si settorializza, si ultraspecializza, ognuno si occupa di una attività terapeutica, chi più al robot, chi più alla chirurgia genitale, chi più alla endoscopia, eccetera. Professore, sempre noi ovviamente, più specialistica la materia. Sì, noi diciamo i maschi ovviamente desidererebbero recarsi dall'urologo, andrologo per la terapia e non per la chirurgia. E naturalmente se si è in tempo, no? Lei lo diceva prima, la stadiazione, no? La stadiazione è fondamentale, lo stadio a cui è arrivato il fondamentale. Quindi allora concludiamo la nostra chiacchierata con la prevenzione, che è la cosa sulla quale noi insistiamo in maniera maniacale, insomma, la prevenzione è fondamentale. Ecco, ci spieghi come deve regolarsi ognuno di noi a seconda dell'età. Ma fino a 45 anni io direi che è quasi inutile seguire anche il dosaggio del PSA. Talvolta vedo giovani trentenni che vengono da me per prostatite e con già il dosaggio del PSA eseguito perché consigliato da altri medici. Scusi se la interrompo, la prostatite, ecco, quella è importante, che può arrivare anche al di sotto dei 45 anni. Come facciamo ad evitarla? Che cos'è che dobbiamo, al di là della genetica, insomma, che cos'è che dobbiamo evitare? La prostatite è una domanda importante, perché la prostatite cronica di lunga data può essere un fattore predisponente, per esempio, al carcinoma prostatico. Sì. Ci sono dei lavori in letteratura che mettono in relazione questa affezione con il carcinoma. Cosa bisogna evitare? Se ne soffre abitualmente, avere un intestino perfettamente ben regolato con una flora batterica normale, quindi fermenti lattici e prodotti per l'intestino che possono far svolgere un'azione regolare quotidiana. Poi evitare i cibi piccanti, tutto ciò che è piccante va evitato per chi soffre di prostatite, i super alcolici e bere la birra moderatamente, non perché la birra faccia male assolutamente, però chi soffre di prostatite il luppolo della birra può stimolare la funzione prostatica, quindi è meglio berla con maggiore moderazione. Sì.